Prosegue la nostra informazione dedicata all'emergenza coronavirus. Nell'ambito di Medicina 7 ospitiamo nuovamente il dottor Sergio Zotti, che è un nutrizionista e medico di medicina rigenerativa, con il quale facciamo subito il punto della situazione, come anticipato già nel corso del nostro telegiornale, in particolar modo rivolto a coloro che sono in casa e che rispettano le regole, che rispettano la normativa del governo, quella di restare a casa per tentare di arginare questa emergenza del coronavirus, o meglio detto Covid-19. Allora, al dottor Sergio Zotti io chiedo immediatamente di come affrontare questo argomento, sia dal punto di vista, diciamo, dei consigli, e sia per quanto riguarda l'aspetto che concerne più strettamente gli integratori vitaminici. Esatto, è quello che abbiamo un pochino accennato ieri sera e che vorremmo sviluppare un po' meglio oggi. E parto da un presupposto anche per fare subito chiarezza e sgombrare un pochino il campo da eventuali fraintendimenti. Tutto quello che andrò a dire non è assolutamente per promuovere qualche prodotto specifico o qualche casa piuttosto che un'altra. Io parlerò sempre e soltanto di materie prime. Non ha nessun interesse in questo momento dare un nome commerciale. Ecco, questo ci tenevo a dirlo anche perché purtroppo proprio in tutti questi giorni abbiamo visto un po' l'alternarsi su tutte le emittenti più o meno grandi, gravi specialisti, virologi, immunologi, che forse stanno un po' alcune volte forzando la mano, perché una cosa è certa e c'è da dire, siamo purtroppo ancora in alto mare per trovare la soluzione di questo problema. Il vaccino da tante parti atteso con ansia, se non passa almeno un anno non potremo certamente essere tranquilli. Con un semplice trials clinico non possiamo pensare di somministrare il vaccino a chiunque, quindi probabilmente il vaccino ci servirà l'anno prossimo facendo i dovuti scongiuri se eventualmente si ti presenterà il problema come a volte si paventa. Ecco, in quest'ottica io voglio dire anche che prendere sì alla lettera tutto quello che la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria da parte proprio del Ministero della Salute ci dice come prevenzione, che cosa fare per proteggersi, ma fra tutti i capisaldi, tutte le indicazioni, adesso non le ripeto perché le sappiamo forse a memoria, le abbiamo sentite talmente tante volte, la prima è quella di restare a casa fino a lavarsi le mani e tutte le altre, però fra le tante, e leggo proprio testualmente, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. Sembra la cosa più semplice del mondo, ma non lo è. In un periodo invernale dove comunque l'influenza viaggia normalmente, come si fa stando in una casa, convivendo con altri familiari, a evitare il contatto con persone che magari hanno un normale raffreddore o una normale influenza? È assolutamente difficile. Quello che invece possiamo fare, e qui entriamo nell'argomento, è quello di fare una prevenzione. Non parlo di prevenzione che possa evitare o addirittura curare un contagio già avvenuto, ma sicuramente rinforzare il sistema immunitario. E parlo delle tre vitamine fondamentali che servono a aumentare la forza del nostro sistema immunitario, ossia la vitamina A, la vitamina D e la vitamina C. Ora poi le andiamo un attimo ad esaminare una per una. E sempre per sgombrare il campo da tutto quello che è contraddittorio anche da quello che si ascolta da tanti esperti in televisione, da quello che si legge anche su riviste o addirittura sui social, ossia questo non serve a niente, quello non serve a niente, quello è inutile, che so, la fake news o la bufala. Ecco, faccio un'unica semplice precisazione che possa essere estremamente chiara.
Quello che andrò a dire a favore di queste tre vitamine è stato pubblicato i due esperti storicamente nel campo della ricerca scientifica. Tu sai che io 15 anni di ricerca scientifica ho fatto con il Consiglio Nazionale di Ricerche ad alti livelli, quindi ho questa predisposizione, ecco perché ho un certo timore a questa corsa che si sta facendo a cercare il vaccino, a fare delle sperimentazioni anche su farmaci che non sono sicuri, perché questo può essere molto rischioso. Quindi tutto deve essere assolutamente validato da una ricerca scientifica valida, da studi randomizzati. Dicevo, i due massimi esponenti, uno Linus Pauling, due volte premio Nobel, un chimico, altro personaggio, altro premio Nobel, il medico ricercatore che ha scoperto l'HIV. Ecco, detto questo, e parlo con cognizione di causa perché qui ci sono migliaia e migliaia di studi, questa è una bibliografia che mi sono stampato ultimamente, solo sugli ultimi 600 studi e pubblicazioni scientifiche. Fatti sulla validità dell'effetto antivirale di queste tre vitamine. Quindi credo che nessuno nel modo più assoluto possa venire a dire che servono o non servono. Se date nel modo giusto, servono e come. Ora, invito magari se possibile la regia a mandare la prima diapositiva, la prima slide. A volte i virus stessi entrano come il coronavirus dal sistema respiratorio, dalle vie respiratorie, ma anche possono attaccare anche il nostro sistema digerente, i villi intestinali si chiamano, cioè quelle formazioni che sono all'interno del nostro intestino. In questo modo, che cosa fanno? Rendono il nostro organismo incapace di difendersi da attacchi di agenti esterni, virus compresi, compreso il coronavirus. Tant'è vero che ci sono ultimi recentissimi studi che hanno evidenziato che il coronavirus è stato trovato anche in campioni fecali di persone che erano state infettate. Quindi, se è stato trovato in campioni fecali, evidentemente è passato anche attraverso l'intestino, di questa barriera che deve filtrare, per cui in questo modo il nostro organismo è completamente attaccato da questi agenti patogeni esterni. Bene, siccome fra l'altro sappiamo che le persone maggiormente colpite sono le persone che sono tra i 70 e gli 80 anni, quando già fisiologicamente la permeabilità intestinale già è diminuita per una questione fisiologica e di conseguenza anche il loro potere di risposta del sistema immunitario si è indebolito. Ecco, tutto questo viene a dimostrare che se abbiamo una sostanza come quella che definirei l'incredibile vitamina A, la supplementazione precoce di vitamina A ha addirittura ridotto, e anche questo naturalmente è opera ed è visionabile in tante pubblicazioni, ha ridotto percentualmente la mortalità nei pazienti che erano stati colpiti da Ebola, e sappiamo che il virus dell'Ebola è assolutamente molto, ma molto più mortale di quello che può essere un coronavirus. Ebbene, la somministrazione di altissime dosi di vitamina A, parliamo addirittura fino a 200.000 unità internazionali per endovena, è riuscito a ridurre la mortalità di queste persone colpite da Ebola. E parlo di pubblicazioni, una rivista scientifica si chiama Journal of Nutrition, pubblicato dalla American Society for Nutrition, quindi sono pubblicazioni altamente, altamente scientifiche. Si parla a volte che la vitamina A può essere tossica, ma la dose di tossicità della vitamina A è quando supera le 300.000 unità internazionali. Quindi, se si consigliano, tanto per andare subito nel pratico, 20.000 unità al giorno di vitamina A,
si sta facendo assolutamente niente di dannoso per l'organismo, ma anzi, al contrario, si comincia a proteggere di più il nostro organismo da queste aggressioni esterne. Altra linea fondamentale su cui tanto si è disquisito, tanto si è discusso, ma che negli ultimi 50-60 anni, pensa, è stata oggetto di circa 80.000 pubblicazioni scientifiche. E parlo della vitamina C, l'acido ascorbico. La vitamina C indubbiamente possiede un'attività antivirale e insisto ancora, cosa evidenziata e confermata da studi di montagnieri. Quindi non credo che possiamo andare a discutere quanto può affermare un premio Nobel. Non c'è virologo, non c'è nutrizionista, non c'è immunologo che possa controbattere a queste tesi. La dose di vitamina C endovena ha dimostrato di essere efficace, pensa, contro infezioni virali come il rinovirus, che sarebbe il raffreddore comune, il virus della viaria. Se poi abbiamo un attimo di tempo, anche due parole su questo discorso della viaria di quando è avvenuta nel 2002-2003. La Zika e l'influenza. L'integrazione di vitamina C non necessariamente deve essere endovena, ma può benissimo avvenire anche per via orale, cioè per bocca. E dosi leggermente superiori ai 3 grammi giornalieri sembrano essere decisamente in grado di prevenire e trattare infezioni respiratorie e sistemiche. Sono studi pubblicati fin anche nel 2018, quindi assolutamente attuali, ma che partono da 60 anni fa. Quindi è possibile provare un protocollo che in forma anche totalmente orale è efficace. Pensa che siccome la SARS da CoV-1, che sarebbe la precedente infezione da coronavirus, la precedente a questa del Covid-19, la SARS somiglia molto a livello genetico con il Covid-19. Quindi ci sono dati estremamente interessanti che confermano l'efficacia dell'acido ascorbico contro le infezioni virali. Per ultimo basta dire questo, che gli ospedali cinesi di Wuhan hanno provato e hanno messo in pratica un protocollo di utilizzo della vitamina C per i loro malati attuali di coronavirus, ma ancora di più ha fatto la Corea del Sud, che è ancora, diciamo, ancora più all'avanguardia. Pensa, ho qui un protocollo dell'ospedale Ovid che istruisce i cittadini a come utilizzare sia la vitamina C che la vitamina D. Addirittura, ecco, ce l'ho qui, non lo puoi vedere, ma te lo dico, che assunzione di vitamina C ad alte dosi, fino a 15 grammi suddivisi ogni giorno per gli adulti, e quindi addirittura fino a 15 grammi al giorno. Noi abbiamo detto che già 3 o 4 grammi sono più che sufficienti. 15 grammi possono, 15-20 grammi ed oltre possono essere suggeriti a chi ha già un'infezione conclamata. Per cui a determinate dosi la vitamina C ha delle problematiche di assorbimento intestinale, però ci sono delle forme di vitamina C che evitano assolutamente qualsiasi tipo di disturbo per il sistema digerente. E invito comunque a mandare anche la slide 2 e la slide 3 fino alla slide 5 in sequenza. E se correttamente associata, parlo di vitamina C, a magnesio e bioflavonoidi, questa vitamina è molto più assorbibile e non dà nessun tipo di problema al sistema digerente e all'intestino. Ultima analisi, la vitamina D3 che è fondamentale per abbassare la carica virale. E sarebbe opportuno raccomandarla sempre perché abitualmente i medici sono abituati a consigliare 25.000 unità internazionali al mese. Ebbene, questo è un dosaggio che non ci aiuta
potenziare il nostro sistema immunitario. Pensa che alte dosi di vitamina D sono state assolutamente utili per combattere la dengue, che sarebbe quella malattia virale portata dalla zanzara tigre. E siccome questi microrganismi sono generalmente molto semplici perché sono simili e costituiti da DNA o da RNA, quindi sono delle lungole molecole rivestite da semplici proteine. Quindi la possibilità che la vitamina D abbia un'azione anche contro il Covid-19 è assolutamente molto alta. Quindi, ripeto, vorrei riassumere un ipotetico protocollo che possiamo prendere anche come suggerimento, come consiglio di integrazione da utilizzare per tutte le persone che vogliono potenziare le loro difese immunitarie, sia perché sono magari già in là con l'età e perché prendono magari tanti altri farmaci e già il loro sistema immunitario è deficitario, ma anche per persone di età inferiori che comunque in questo periodo, siccome sono costrette a stare a casa, non possono andare all'aperto, non possono prendere il sole, non possono fare la loro normale attività fisica e queste purtroppo sono tutte situazioni che indeboliscono il nostro sistema immunitario. Quindi assumere vitamina A, D e C in queste dosi, vitamina D3 10.000 unità internazionali al giorno. Vitamina C almeno 3 o 4 grammi al giorno, vitamina A 20.000 unità. Questo è già un grosso scudo che noi mettiamo per fermare un attacco virale esterno. Quindi il contatto che potremmo avere anche accidentale, non voluto, con una persona o asintomatica che comunque è portatore del virus. Non è sufficiente dire solamente facciamo un allontanamento, la mascherina, assolutamente tutto valido, ma se c'è la possibilità di fare qualcosa in più, di potenziare il nostro sistema immunitario con queste semplici e banali accortezze, io penso che a costi assolutamente accessibili, perché non ho parlato, ripeto, di nessuna casa farmaceutica, di nessun produttore. Qualsiasi produttore va bene, qualsiasi casa va bene. L'importante è rispettare queste dosi di cui abbiamo parlato. Bene, ci è sembrato giusto fare questo approfondimento di circa 15 minuti, circa 15, come dicevamo, per fare un po' di chiarezza e soprattutto per suggerire, come più volte lei ha detto, una sorta di protocollo di integrazione per potenziare il proprio sistema immunitario per quelle persone che si trovano a casa e che stanno rispettando fedelmente quelle famose regole per difendersi dal coronavirus. Magari ci risentiremo nel corso della settimana per approfondire altri temi. Sempre relativamente a questa emergenza coronavirus, e l'annunceremo chiaramente nei nostri telegiornali in maniera tale da darvi un orario preciso. Ma ricordo che queste trasmissioni saranno disponibili anche attraverso i nostri canali web e quindi consultabili in qualsiasi momento. Sì, perfetto, ti ringrazio sicuramente, anche perché concludo dicendo, abbiamo parlato dell'integrazione esterna che si può fare con integratori alimentari, ma il capisaldo ancora prima è una corretta alimentazione, perché se seguiamo un'alimentazione che eviti un po' l'aumento della permeabilità intestinale e contenga quelle sostanze che già naturalmente hanno queste tre vitamine, ovviamente facciamo un discorso ottimale. E di questo ne parleremo alla prossima puntata, ok? Grazie al dottor Sergio Zotti e ci risentiremo in settimana ancora. Grazie.